Continuiamo il nostro lavoro di rendicontazione. La Regione Marche è fortemente impegnata nella strategia di rilancio e di sviluppo dell'area interne. Tre aree pilota, definite qualche anno fa, hanno portato avanti un lavoro importante. Hanno trasformato quelle idee in progetti. L'area 1, quella più a nord, ha già attivato questi progetti che stanno diventando realtà e sono stati in grado di attivare ulteriori fondi europei. L'area 2 o 3, che sono nel sud delle Marche, benché abbiano subito il grave colpo del sisma, sono stati in grado comunque di sviluppare i loro progetti che presto passeranno alla fase operativa. 27 milioni a servizio di questo territorio del rilancio dell'area interna della nostra regione. Ai fondi straordinari si sono aggiunti quelli ordinari. Abbiamo deciso che i fondi del PSR e quelli dello sviluppo agricolo privilegiassero le aree interne. Gli agricoltori che hanno presentato domanda su tutti i bandi hanno avuto un vantaggio di punteggio. Questo ci ha permesso di distribuire maggiori risorse in quella parte del territorio che ha bisogno di essere rilanciato, la parte più interna. Sicurezza e il soccorso è già una realtà presente nelle Marche, ma vale solo per la parte diurna. Abbiamo deciso di estendere il soccorso H24, pensando soprattutto a quella parte della regione che è più lontana dai centri e dai servizi. Per l'area interna poter contare giorno e notte su un elicottero che in caso di bisogno mi viene a soccorrere è una grande risorsa. Rende tutti i cittadini ugualmente distanti dai servizi di maggior pregio e di maggior qualità. La banda ultralarga, Internet, sono la dimensione del futuro. Imprese, cittadini, servizi hanno bisogno di questa opportunità. C'è un rischio molto grave che la banda ultralarga rimanesse nelle città della costa. Con 105 milioni abbiamo reso questa disponibilità per tutto il territorio. Le aree interne potranno godere della banda ultralarga sviluppando al pieno le proprie potenzialità, trovandosi al centro della rete. La viabilità ha sofferto in questi anni le crisi della provincia. Le province che gestivano gran parte della rete viabilistica non avevano le risorse per mantenere queste strade e tutti le abbiamo potuto vedere. Un'azione decisa della Regione Marche, 800 km sono diventati rete stradale regionale e oggi 500 di questi sono passati all'ANAS. Abbiamo decuplicato le risorse per la loro manutenzione, già molte di queste si stanno asfaltando. Una grande attenzione per chi abita nella parte più remota della nostra regione. Tutte queste scelte, tutte queste azioni, queste risorse dimostrano come il governo regionale sia attento alla Regione Marche nella sua interezza. Le aree interne, anche se hanno meno popolazione, sono le grandi custodie del nostro territorio, sono la bellezza, la culla della cultura marchigiana. È un'azione di governo, deve tenere conto necessariamente di tutti. La rendicontazione non finisce qui, continua con il prossimo filmato.